Un litigio tra fratelli sfocia nel sangue nel quartiere Piazza Dante ad Acireale. Il fratello minore è arrestato dai carabinieri. Per 5 dipendenti dell'IPA Boasi Cristo Re scatta l'assunzione a comando all'ospedale di Acireale e agli uffici ASP di Catania. Calcio, sarà una Acireale International con argentini, senegalesi e brasiliani come il centrocampista João Pedro. Voglio fare bene, le sue prime parole in Granata. Bentrovati dalla redazione di TG Reporter. Questi titoli in copertina, tra gli altri argomenti parleremo anche del carnevale estivo che ha inizio questa sera ad Acireale. 4 carri allegorici saranno in centro città fino al prossimo 18 agosto. Sempre restando ad Acireale, poi torneremo a parlare delle precarie condizioni del manto erboso dello stadio Tupparello. Parola al consigliere pentastellato Ugo Trovato, che prova a chiarire i termini della questione. E poi per lo sport, oltre al calcio, riflettori puntati anche sulla scherma con il Future Champions Camp organizzato a Santa Venerina dai fratelli Daniele ed Enrico Garozzo insieme al club Scherma Acireale. Ma come già sentito dai titoli, partiamo dalla cronaca. Un litigio tra fratelli sfocia nel sangue ad Acireale, un ferito e un arrestato. L'episodio è accaduto la scorsa settimana, ma le forze dell'ordine lo hanno reso noto solamente adesso. Vediamo. Da giorni litigavano per spartirsi la somma percepita con il reddito di cittadinanza, fino al tragico epilogo della scorsa settimana, quando, al termine dell'ennesimo litigio, il fratello minore avrebbe colpito, a quanto pare con un punteruolo, il fratello maggiore, spingendolo verso una porta finestra che, andata in frantumi, procurava diversi tagli al malcapitato, in particolare al collo. I carabinieri, accorsi sul posto, siamo nel popoloso quartiere di Piazza Dante, hanno arrestato il fratello, poi tradotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania, con l'accusa di lesioni personali aggravate, mentre il fratello maggiore, finito al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale e poi, vista la gravità delle sue condizioni, trasferito al Cannizzaro di Catania, dove attualmente è ricoverato. I carabinieri hanno appurato che i due, che vivono da soli, come detto, in un appartamento del quartiere di Piazza Dante, da settimane litigavano per la gestione della somma accreditata dall'INPS nella carta di cittadinanza, carta intestata al fratello maggiore. Entrambi avevano presentato la domanda, poiché disoccupati da tempo, ma l'istituto aveva consegnato loro una sola carta, accreditando la somma totale spettante ai due. Recatisi presso un patronato e all'INPS per chiedere chiarimenti, i due avevano avuto conferma che quanto percepito era da dividere, ma il fratello titolare del documento non sentiva ragioni, ritenendo che l'importo spettasse solo a lui. Da qui il litigio, poi, come detto, sfociato nel sangue. Un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio in via della Rinascita ad Acireale, stradina di collegamento tra le frazioni marinare di Stazzo e Pozzillo. Coinvolta nell'incendio una vasta area di sterpaglie, vario materiale di risulta non distante da abitazioni. L'incendio ha sprigionato una colonna di fumo nero formando una gigantesca nuvola che si è spostata sino a Giarre. Sul posto hanno operato per ora i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale. La prossima settimana saranno consegnati i lavori per lo smaltimento dell'amianto nella frazione marinara di Pozzillo. Si provvederà alla messa in sicurezza dell'ex stabilimento Acque Pozzillo, un intervento molto atteso da tutta la cittadinanza. Trascorsi i tempi tecnici, i lavori saranno poi eseguiti dopo Ferragosto. Cambiamo adesso argomento, ma restiamo ad Acireale. Buone notizie per per 5 dipendenti dell'IPA Boasi Cristo Re che sono stati assunti a comando presso l'ospedale Acese e presso gli uffici ASP di Catania. Vediamo il servizio.
L'estate è diventata davvero la bella stagione per 5 dipendenti dell'Ipaboas Cristo Re di Acireale, che hanno trovato un nuovo impiego. Assunti a comando a partire dal primo giorno di agosto, i 5 dipendenti hanno cominciato a prestare servizio, 2 presso l'ospedale di Acireale, 1 come contabile, 1 come centralinista e 3 presso gli uffici ASP di Catania. 2 sono figure amministrative e anche qui un centralinista. Qualcosa si muove, qualche passo è stato fatto. Sono diversi lavoratori dell'IPAB che messe alle spalle il dramma vissuto all'interno di quella struttura in cui per lunghi anni hanno lavorato senza gratificazione alcuna, stanno scrivendo un nuovo capitolo di vita lavorativa decisamente più sereno. Resta però il dramma di altri 20 lavoratori costretti ogni giorno a timbrare il cartellino pur senza espletare alcuna mansione. Gioiscono davanti alle buone nuove dei colleghi e sperano che i prossimi fortunati siano loro e invece no, restano stremati da un'attesa che affievolisce ogni speranza. Lo scorso mercoledì, intanto, anche una delegazione dell'Ipaboas Cristo Re di Acireale è andata a Palermo. Un'adunanza tra i rappresentanti delle IPAB siciliane che si sono trovati a discutere degli stessi problemi comuni, stipendi arretrati, debiti insoluti e contributi non versati ai dipendenti. Eppure, a proposito di debiti, una sentenza del Tribunale di Trapani comincia a far chiarezza. È stata condannata la regione siciliana a pagare la ditta che forniva pasti ad un IPAB e vantava un credito considerevole. Un passo in avanti dal punto di vista giuridico. Vedremo se altri passi in avanti arriveranno per dare un sorso d'acqua ai dipendenti che da anni soffrono una pesante arsura. Rubrica Il cittadino segnala, il cittadino che in questo caso ci fornisce anche le immagini. Siamo a Scillichenti in via D'Amico, una strada completamente al buio, in particolare all'altezza del civico 14. Come si evince appunto dalle immagini, una curva e le lampade spente conferiscono una cattiva visibilità alla zona, rendendo la strada particolarmente pericolosa agli automobilisti e ai centauri che giornalmente vi transitano. I residenti chiedono quindi un minimo di attenzione da parte del settore lavori pubblici e strade e ricordano che gli appelli e le segnalazioni agli uffici si susseguono già da ben 2 anni, ma la segnalazione non è stata mai raccolta, visto che si lamentano ancora oggi i mancati interventi. Dalla via D'Amico di Scillichenti a via delle Zagare, zona Fanciullo, dove però non riusciamo a dare immagini alle segnalazioni. In redazione ci giunge infatti un SOS riguardante la suddetta via delle Zagare. I cittadini segnalano buche sulla asfalto, la presenza di una microdiscarica formatasi nei pressi di un contenitore raccolta di abiti dismessi, ed qui oltre agli abiti fanno bella mostra televisori dismessi e spazzatura varia. Da qui il sollecito ad un pronto intervento di bonifica. Ci spostiamo ad Acci Sant'Antonio per una notizia: riaperta la casa dell'acqua di Piazza Europa. Le analisi dell'ASP hanno dato infatti esito positivo e così il sindaco Santo Caruso ha revocato la precedente ordinanza che stabiliva la chiusura della stessa, che quindi adesso è nuovamente a disposizione dei sant'antonesi per il rifornimento di acqua. Appurato che non vi è alcun rischio per la salute legato all'acqua fornita dall'impianto, la ditta Comesi Group, che ha in gestione l'impianto, è stata tempestivamente informata per l'immediata riapertura. Siamo in chiusura di prima parte, comunichiamo prima però ai nostri telespettatori che da lunedì prossimo si ferma la nostra programmazione televisiva, compreso il TG Reporter, pausa ferragostana, dunque fino al prossimo 31 agosto TG Reporter riprenderà puntualmente da lunedì 2 settembre. Adesso, come anticipato, ci fermiamo invece per la prima pausa legata alla pubblicità. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia.
La Curva. Se avete scelto di mangiare pesce, c'è una sola direzione da percorrere. Capomulini a Cireale Mare. La Curva, il ristorante specializzato per il pesce, al termine del lungomare Martinez, ad angolo con via Nissoria. La Curva, pesce da pescato locale con specialissimi piatti del giorno, fuori menù, da gustare ad occhi chiusi. Antipasti con le più buone delizie del mare. Primi piatti specialissimi, pesce da scegliere a vista, da arrosto o da preparare con antiche ricette dello chef. Non perderti per strada. Arriva alla Curva. Con Ulisse. Sono sicuro di trovare quel che cerco tra le scarpe di Ulisse. È arrivata l'estate e sono tornati i saldi. Non perdere incredibili occasioni. Grandi marchi a prezzi imbattibili. Sono sicuro di trovare quel che cerco tra le scarpe. È tutto vero. Ulisse. Corri subito e approfitta dei saldi estivi. Quelli veri. Quelli di Ulisse. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Apriamo la seconda parte di TG Reporter parlando del carnevale estivo, il carnevale per le strade d'estate che comincia questa sera ad Acireale, manifestazione che vedrà fino al prossimo 18 agosto in centro città i primi 4 carri allegorici dell'edizione invernale. Vediamo. Scatta oggi ad Acireale il cosiddetto carnevale estivo che vedrà in esposizione permanente in centro città, precisamente in Piazza Duomo e poi nel Largo Giovanni XXIII, la presenza in due differenti turnazioni dei carri allegorici classificati ai primi 4 posti nell'edizione invernale della manifestazione. Un'occasione quindi per mettere in vetrina le notevoli capacità degli artigiani della cartapesta, ma non solo, in quanto questi carri maestosi con i loro allegri e variopinti mascheroni sono sempre più frutto del lavoro di squadra di varie figure professionali specializzate, essendo le opere ormai congegnate con movimenti legati a sistemi elettronici e il supporto di fantastici giochi di luce. A partire da questa sera fino a sabato prossimo, con esibizioni previste alle 20.30 e alle 23.30, saranno quindi in esposizione i primi 2 carri allegorici classificati e quindi presenti nel salotto della città saranno Speravo fosse amore invece dell'Associazione Culturale Cavallaro Principato e poi 40 anni a non sentirli dell'Associazione Culturale Ardizzone. Da domenica 11 agosto e fino poi al 18 agosto, ma con eccezione della serata del 14 agosto, i primi 2 carri classificati nel concorso invernale consegneranno quindi il testimone, per essere anch'essi certamente ammirati in tutto il loro splendore, alle opere terza e quarta classificate, e cioè SOS Amazzonia dell'Associazione Culturale Mario Principato e poi Non c'è più niente che ci lega dell'Associazione Scalia Fichera. Opere che saranno quindi visibili a turisti e forestieri, i quali potranno così portare a casa, come ricordo, foto e video di un carnevale che a livello nazionale ha già raggiunto livelli di eccellenza, con l'edizione 2020 di Re Burlone che ritornerà fra i palazzi barocchi del centro storico il prossimo 9 febbraio.
E a proposito di appuntamenti, il gruppo La Collina d'Aci di Pennisi presenta stasera nella piazza di Pennisi a Decidale la commedia in tre atti dal titolo Gatta Cicova, rappresentazione che avrà inizio alle ore 21. Sempre stasera poi tappa Santa Tecla per Etna Afro Festival alla Santa Tecla Tower con inizio alle 20.30, Racconti e Canti del Mali. Puntiamo i riflettori adesso sullo stadio Tupparello di Acireale. Il consigliere Ugo Trovato infatti risponde alle polemiche sollevate negli scorsi giorni in merito alle precarie condizioni del manto erboso. Vediamo. Dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi sulle condizioni del manto erboso dello stadio Tupparello, risponde il consigliere Ugo Trovato a nome dell'amministrazione acese, da più parti additata e accusata di non prestare le dovute attenzioni alla struttura sportiva. Annunciando i lavori che saranno eseguiti a breve, Trovato ha voluto chiarire alcuni passaggi di questo lungo iter. Intanto, circa un mese fa, già con la società della Acireale Calcio, avevamo fatto degli accordi. In pratica loro si sarebbero occupati della sistemazione del manto erboso a scomputo degli oneri, diciamo, del canone di affitto della struttura. Col tempo questa promessa è venuta meno e allora subito l'amministrazione si è fatto carico di provvedere alla sistemazione del manto erboso. Una cosa che comunque voglio precisare è che fino adesso non si è fatto nulla perché, ripeto, era un intervento che doveva fare assolutamente la Acireale Calcio e ripeto, purtroppo i lavori partiranno in ritardo, già è stata predisposta una determina, già è su MEPA e quindi a giorni cominceranno i lavori. Ripeto, voglio sottolineare questo perché ci sono state veramente tante polemiche dove diciamo che mi sono riguardato anche personalmente, perché sanno che comunque da parte nostra c'è un'apertura verso la Acireale Calcio e soprattutto ci teniamo molto affinché la struttura come il Tupparello possa essere data in maniera dignitosa per l'inizio del campionato. Verranno fatti anche altri interventi proprio a dimostrazione che l'amministrazione, come gli altri pensano che noi stiamo dormendo, ma non è così, perché già l'amministrazione ha predisposto il collaudo statico che scadrà a novembre, verranno tinteggiati tutti gli spogliatoi, compreso i servizi igienici delle due curve, quindi l'amministrazione non sta a guardare, l'amministrazione sta lavorando, sempre in mezzo a mille difficoltà. E voglio ringraziare anche l'assessore allo sport Palmina Fraschille perché subito ha messo a disposizione dal proprio capitolo di spesa i fondi necessari affinché si potessero realizzare questi interventi nel più breve tempo possibile. Buone notizie anche per il campo di guardia che a breve si rifarà il look. Anche per il campo di guardia ci saranno alcune novità perché alcune società si sono rese disponibili anche in questo caso a realizzare degli interventi per rendere la struttura idonea alle pratiche sportive e anche questo campo verrà riaperto nel più breve tempo possibile perché, ripeto, ci sono delle società disposte a investire su quel campo. Qualcosa verrà fatto anche sul campo di Santa Tecla, non ora, ma è un'altra struttura che verrà attenzionata nel tempo. Restiamo ad Acireale, uffici comunali a regime ridotto nella settimana di Ferragosto, fanno eccezione Polizia Municipale, mostre permanenti e la Biblioteca Zelantea. Vediamo. Contenimento della spesa energetica e minore affluenza di utenti negli uffici, oltre all'esigenza di garantire il diritto ai dipendenti alle ferie, hanno in tal modo portato il sindaco Stefano Alì a disporre la chiusura degli uffici comunali nella settimana di Ferragosto, cioè dal 12 al 16 agosto. Faranno eccezione la Polizia Municipale, i siti permanenti delle uniformi di Piazza Duomo e dell'Opera dei Pupi di Via Alessi, ancora poi la Biblioteca Zelantea. Al di là di ciò, in ogni caso, saranno assicurati una serie di servizi che opereranno con personale ridotto. Per quanto riguarda l'area tecnica, vi saranno nella protezione civile un presidio e la ricezione di comunicazioni, poi la manutenzione giardini, vie, piazze, urbanistica e igiene ambientale. Servizi ridotti, fra gli altri, ancora per il protocollo, portierato, palazzo del turismo, centro direzionale comunale, rilascio carte di identità, stato civile, per ricevimento delle dichiarazioni di nascita e morte. Viene inoltre confermato il turno di reperibilità stilato per il mese di agosto, mentre il personale che beneficerà delle vacanze connesse alla chiusura degli uffici vedrà decurtate le ferie con copertura delle relative giornate.
Nuovo appuntamento con il Circolo Bohemien e l'Associazione Costarelli. Lo scorso sabato nel Salone Costarelli ad Acireale si è parlato di sindrome fibromialgica, il disagio sconosciuto. Vediamo. Consensi di pubblico lo scorso sabato per l'evento dal titolo Fibromialgia, il disagio sconosciuto e il ruolo della psiche, organizzato dal Circolo Bohemien e dall'Associazione Costarelli. L'incontro che si è svolto nel Salone Costarelli di Piazza Duomo di Acireale ha visto tra gli altri l'intervento dell'avvocato Mario Di Prima, presidente della citata associazione, il quale ha ancora puntato l'attenzione sull'importanza di proporre tematiche attuali, invitando il pubblico ad aprire il dibattito dopo la conferenza. La giornalista Maria Cristina Torrisi ha invece discusso sulla scelta della tematica di grande attualità, poiché la patologia in questione si sta diffondendo a macchia d'olio ed è ancora poco conosciuta, in quanto le cause sono da attribuire a diversi fattori e perché la diagnosi si basa principalmente sui sintomi riferiti dal paziente. Sulla fibromialgia, sindrome cronica e sistemica, caratterizzata da dolore, rigidità muscolare diffusi ed altri disturbi, catalogata come patologia reumatica, si è discussa in maniera approfondita, grazie anche all'intervento della psicologa Emilia Contarino, la quale ha relazionato sul ruolo della psiche. La fibromialgia è una sfida sia per il malato che per il professionista, ha affermato la Contarino, perché tocca l'insieme mente-corpo. È una patologia che richiede di prendersi cura di sé non solo nell'organismo, ma anche come corpo portatore di significati. La conferenza è stata molto seguita, a dimostrarlo il dibattito che ne è seguito grazie anche alla testimonianza di diversi fibromialgici intervenuti, i quali hanno parlato della loro malattia e della terapia per combatterla, delle difficoltà con cui quotidianamente devono fare i conti, fra le tante essere creduti dagli affetti più vicini. Altri appuntamenti del fine settimana: l'Associazione Giovani e Tradizione comunica che domani alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova sarà celebrata la Santa Messa tradizionale in latino, a celebrarla padre Andrea Sciacca. Nell'ambito delle iniziative della Acireale Living Lab, invece, cultura e tecnologia volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle ACI, l'Associazione Ingegneri Architetti Acesi organizza, con il patrocinio del Comune, dell'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, una conferenza-seminario dal titolo Alla scoperta della storia della città di Acireale. L'incontro si terrà oggi alle 18 nei locali della Acireale Living Lab di cultura e tecnologia in via Ruggero VII. Numero 5. Ed infine questa sera ritorna il tango in Piazza Duomo ad Acireale, organizzato dall'associazione Caminito Tango e dalla consigliera Sabrina Renna. L'iniziativa è patrocinata dal Comune, è il secondo appuntamento di quest'estate, dichiara la consigliera Renna. Grazie ad iniziative come questa il centro storico rivive e sono molto felice che l'associazione Caminito Tango scelga la nostra città per renderla protagonista di una serie di appuntamenti estivi. La risposta di pubblico della serata di giugno mi fa ben sperare anche per questa sera. Adesso ci fermiamo ancora una volta, tra poco con la terza ed ultima parte di Reporter dedicata allo sport. Siamo con Viviana e Sara del punto Enel di Acireale. Viviana, quale assistenza offrite ai clienti per le operazioni sui contatori Enel? Da noi è possibile effettuare volture su ventri successato, modifiche potenze, nuovi allacciamenti e tanto altro ancora su luce e gas. Chiediamo a Sara del punto Enel, operate solo per il territorio di Acireale? Assolutamente no, possiamo intervenire su tutte le forniture nazionali. Per cui se un cliente volesse effettuare una voltura di un contatore presente in un'altra città, può tranquillamente farlo. Da oggi l'energia ti è più vicina. Punto Enel, servizio luce e gas, piazza indirizzo 23, Acireale. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it.
Ogni accurata preparazione nasce da un atto d'amore. La macelleria Mario Maugeri garantisce da 4 generazioni la stessa passione, assicurando carni e preparati di assoluta qualità. Ogni prodotto è il risultato di una meticolosa selezione di ingredienti di derivazione locale che hanno reso la Sicilia famosa nel mondo e di una delicata lavorazione fedele alla migliore tradizione. Innovare con passione per esaltare la tradizione con creatività. Macelleria Mario Maugeri, via Vittorio Emanuele 114, Aci Catena, Catania. Se volete mangiare pesce, noi vi offriamo di più. A Villa Margherita c'è la Sagra del Pesce. Con soli 25 euro, cocktail con carrellata di antipasti a base di pesce, marinati e cotti, due primi, contorni, sorbetto, dessert e bevande incluse. Sagra del Pesce, a Villa Margherita. Tutti i giorni, escluso il lunedì. Siamo in collina, ma il pesce è freschissimo e garantito. Arriva tutti i giorni e potete sceglierlo a vista. Villa Margherita, via San Giovanni 45, Santa Maria la Stella. Strada d'accesso da via Tropea e via Antonio Maugeri. Interamente dedicata allo sport, la terza ed ultima parte di Reporter. Partiamo dal calcio e dalla Cereale, una Cereale che sarà in versione international, argentini, senegalesi e brasiliani in rosa come il centrocampista João Pedro. Vediamo. La Cereale chiama. A Cereale risponde. Sono già in tanti i tifosi che hanno deciso di sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2019-2020. In sede, aperta anche oggi dalle 17 alle 20, è possibile abbonarsi. Finché avrò fiato il claim della campagna con il capitano Peppe Savonarola a fare da testimonial. Savonarola che intanto, insieme ai suoi compagni agli ordini di mister Peppe Pagana, prosegue la preparazione precampionato in quel di Torre del Grifo. Sotto il sole cocente la squadra lavora sia dal punto di vista atletico che tattico. Sarà una Cereale internazionale. Due i senegalesi, Ba e Diop, due gli argentini, Tuninetti e Rizzo, due i brasiliani, Paulo Sousa e João Pedro. La conoscenza che ho avuto con il mister tre anni fa a Troina, e mi hanno detto che è una gran piazza e una tifoseria bellissima. Che sensazioni hai avuto in questi primi giorni? La sensazione è bellissima, siamo un bel gruppo e stiamo lavorando tanto per raggiungere gli obiettivi. Che tipo di giocatore ti definisci tu? Io sono un centrocampista difensivo, che mi piace giocare, mi piace fare giocare la squadra. Conosci già questo campionato di Serie D, questo girone? No, non lo conosco, è la prima volta che gioco la Serie D. Hai però già avuto altre esperienze in Italia? Ho avuto contro Ino in Eccellenza. Cosa ti senti di dire ai tifosi, insomma, alla piazza per questa nuova stagione? Speriamo di fare un gran campionato e portare la piazza dove si merita. João Pedro ha già un'esperienza in Italia e con Pagana allenatore a Troina, mentre il fratello gemello, anche lui centrocampista, Paulo Sousa, no. Ha già collezionato tante presenze in Serie D, invece il difensore Pietro Sicignano, che si è aggregato al gruppo e che nel giro di qualche giorno potrebbe anche firmare insieme ad Amedeo Silvestri, che già lavora in Granata da una settimana. Sicignano, lo scorso anno al Gela ed in gol nel 4-0 alla Cereale dello scorso aprile, è un difensore centrale di 31 anni con un passato tra Serie D e Serie C2. Con le loro papabili firme, il reparto dei senior potrebbe già essere al completo, resterebbe da puntellare solamente il comparto under, soprattutto in attacco e a centrocampo. Lunedì pomeriggio, intanto alle 18 in sede, verrà presentato lo staff del rinnovato settore giovanile, affidato al duo Marco Trovato e Claudio Zappalà. Sanati i debiti e gettato delle fondamenta stabili per il futuro del club, il passo successivo è presto detto: coltivare in casa i giovani Savonarola del futuro. Alla ricerca dei giovani Garozzo, Daniele ed Enrico invece a Santa Venerina per la seconda edizione del Future Champions Camp. Vediamo.
Si conclude oggi la prima delle due settimane del Future Champion Camp di Scherma, organizzato dai fratelli Daniele ed Enrico Garozzo insieme al club Scherma Cireale. Un camp per giovani atleti provenienti da tutte le parti del mondo, quasi 140 in totale, che hanno la possibilità di allenarsi al fianco di campioni del calibro dei fratelli Garozzo o delle rispettive compagne, manco a dirlo, due schermitrici, Alice Volpi ed Erika Kirpu, sotto le direttive e i consigli di maestri del calibro di Diego Confalonieri, ex spadista bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Camp internazionale, ottima organizzazione, tempo bellissimo, i ragazzi sono stanchi, quindi vuol dire che hanno fatto un ottimo allenamento, noi siamo stanchi perché abbiamo fatto tante lezioni, ma siamo contenti, ci siamo divertiti e questa è la cosa più importante per questi ragazzi che arrivano da tutto il mondo, Cina, America, Estonia, Francia, quindi credo che sia un'ottima esperienza per loro ma anche per noi. E chissà che tra questi ragazzi non ci sia un Confaloniere o un Garozzo del futuro. Ma sì, noi speriamo chiaramente di trovare qualche nuovo campione. Noi sappiamo che questo è un'esperienza per tutti, di vita, una vacanza per qualcuno. Però è importante anche valutare se ci sono delle potenzialità e quindi questo è molto importante. Oggi, come detto, si conclude la prima settimana di camp dedicata alla spada. Poi, da domani pomeriggio, al via la settimana del fioretto. Quest'anno abbiamo fatto in maniera differente rispetto all'anno scorso e per permettere a più gente di venire abbiamo diviso in due settimane il camp e devo dire che è andata molto bene, le quantità erano minori appunto perché l'abbiamo diviso e quindi abbiamo lavorato ancora meglio. I ragazzi si sono divertiti, anche noi, e speriamo di continuare così. Il successo della prima è stato un bel motore, poi chiaramente l'entusiasmo e la voglia di poter promuovere la nostra città, il nostro club, il club Scherma Cireale che ho ospitato in questa fantastica struttura a Santa Venerina, per la quale proprio ringraziamo per come ci permette di lavorare bene. Siamo felici di poter promuovere il nostro territorio, ricordiamo che qui ci sono presenti atleti di 16 nazioni differenti, Cina, Stati Uniti, Russia, Germania, Francia, cioè veramente da tutto il mondo. I ragazzi chiaramente possono avere degli spunti lavorativi importanti essendo a contatto con atleti di grande livello ma anche con maestri di primo ordine, ricordiamo che nel nostro staff ci sono due dei più importanti maestri al mondo come Angelo Mazzoni di spada e Fabio Galli per il fioretto, quindi per loro può essere un motivo soprattutto di divertimento che è quello anche il nostro obiettivo principale e poi anche di imparare qualcosa di importante. La seconda edizione del Future Champions Camp si concluderà sabato prossimo 10 agosto, un'altra settimana dunque di lezioni e consigli e, perché no, con qualche pausa di piacere che non guasta mai. L'Accademia Rotellistica Cireale sugli scudi, gli atleti Riccardo e Alessandro Trovato fanno incetta di medaglie ad Imola. Vediamo. Comincia bene il tour estivo dell'Accademia Rotellistica Cireale che il 27 e il 28 luglio ha fatto tappa ad Imola per il trofeo internazionale Città di Imola. Soddisfazione per i due atleti Riccardo e Alessandro Trovato che portano a casa diverse medaglie. Alessandro conquista una medaglia d'oro nella 10.000 metri a punti mentre viene squalificato per doppia falsa partenza in semifinale nella 500 sprint conquistando un quarto posto per poi rifarsi nella dura prova della cronoscalata di 8 km dove conquista il secondo gradino del podio dietro il fortissimo atleta della nazionale Barrison, medaglia di bronzo degli ultimi campionati del mondo di Barcellona. Riccardo a sua volta fa tripletta con tre medaglie d'oro conquistate rispettivamente nella 200 metri sprint, nella 3000 metri a punti e nella cronoscalata di 8 km. Prossima tappa per i due atleti adesso in Abruzzo a Martinsicuro, dove prenderanno parte al trofeo internazionale Domenico Bosica, per poi proseguire nelle Marche per il trofeo internazionale 6 giorni rotellistica, tappa di Coppa Europa. Il tour estivo si concluderà poi a San Benedetto del Tronto la prima settimana di settembre. Successivamente i due faranno rientro a Milano per prepararsi alle Olimpiadi invernali del 2026. E chiudiamo con una notizia relativa ad un premio che va ad un Acese, premio del Lussi, che, premi che sono stati consegnati la scorsa settimana a Palermo. Tra i premiati c'era anche Filippo Laspina, rappresentante federale antidoping, premiato alla carriera, alla fine di una lunga carriera di 35 anni. Vediamo il servizio.
C'è anche un accese, anzi un catenoto, come lui si definisce, tra i premiati dei premi del Lussi Estate. Si tratta del rappresentante federale antidoping Filippo Laspina, che ha ricevuto il riconoscimento sabato scorso al Country Time di Palermo. Io ero l'unico accese, o perlomeno dell'Interland dell'accese, perché io poi sostanzialmente sono di Acicatena, quindi però comunque rappresentavo anche la zona accese, quindi questo qua. Sicuramente una bella soddisfazione, poi cioè, ripeto, il premio era dato dal presidente del Lussi, da Roberto Gueli, da Nino Randazzo, presidiava anche Italo Cucci. I premi giunti alla quarta edizione sono stati istituiti per riconoscere agli atleti siciliani e non solo il giusto merito per le imprese appena compiute o, nel caso di Laspina, il giusto merito alla carriera. Andando a ricevere un premio fuori da Cireale è sempre una grossa soddisfazione, poi in quel di Palermo i premi Ussi è sempre una cosa molto bella. Io ho iniziato nel 1985 alla FIGC di Cireale, era al comitato di Cireale. Nel 98 il comitato di Acireale è stato soppresso, quindi è stato chiuso, e sono stato assorbito dal comitato regionale Sicilia con la qualifica di commissario di campo regionale. Nel 2002 ricevo la benemerenza da parte della Federcalcio con l'allora presidente Franco Cararo. Da quel momento sono passato nei ruoli dei commissari di campo nazionale della Lega Nazionale Dilettanti. Nel 2011 ricevo la nomina di rappresentante federale antidoping e dall'anno scorso collaboro anche con la Lega Pro. Siamo in chiusura, andiamo a scoprire le previsioni meteo per domani. Sole e caldo diffusi, temperature stabili comprese tra 28 e 31 gradi, venti deboli, mare calmo. E per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che potete farlo anche attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale Etnespresso Channel trattino TG Reporter, che insieme a tutta la nostra programmazione riprenderà da lunedì 2 settembre. Da lunedì prossimo infatti si ferma la programmazione televisiva, pausa ferragostana dunque fino al 31 agosto, appuntamento fissato dunque per lunedì 2 settembre. Grazie e arrivederci.